Ciao ragazzi, eccomi qui di nuovo per un video velocissimo proprio al volo. Sto cucinando il mio pranzo, ovviamente vegano, verdure, 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 però faccio questo video perché oggi è una giornata speciale, stanno arrivando tantissimi messaggi e in questo video voglio brevemente dire che cos'è un operatore di luce, chi è l'operatore di luce. L'operatore di luce è semplicemente la persona che assume su se stessa la responsabilità di guarirsi e di illuminarsi e di raggiungere uno stato di integrità. E soltanto per questo sei operatore di luce, perché quando tu fai questo, quando tu lo fai soprattutto nell'intento di illuminare non soltanto te stesso, ma il pianeta, l'umanità, l'universo, il mondo, tutti, ecco che sei un operatore di luce. Perché l'essere che si assume la propria responsabilità ed esce dal triangolo della vittima e del carnefice, del salvatore, quello che dice: ok, io voglio essere la soluzione, io voglio essere luce, io voglio accedere e attingere a quell'infinita sorgente di energia, di amore, luce che è in me perché io sono un essere divino. Ecco che questo è un operatore di luce e automaticamente questa persona va a guarire il mondo, va a guarire l'universo, va a guarire tutti i pianeti, le galassie, i sistemi stellari, tutto viene guarito perché noi siamo energia radiante, noi siamo frequenza radiante. E allora, ecco cosa dobbiamo essere, operatori di luce, cioè persone che si assumono la responsabilità di se stessi e delle proprie emanazioni, persone che scelgono di alzare le frequenze, che lo fanno non soltanto per se stessi, ma perché sanno di essere scesi qua sulla Terra per trasformare tutta l'ombra umana, tutta l'inconsapevolezza, perché l'ombra è inconsapevolezza, in luce, in amore, in consapevolezza e in tutto quello che realizza insomma la nostra parte divina. Quindi noi siamo operatori di luce, cioè esseri che si assumono sempre più la responsabilità di se stessi, quali esseri creatori divini. Detto questo, vi do un bacio, vi auguro una buona giornata, torno al mio pranzo, alla cucina, al cucinare il mio pranzo e vi auguro di essere sempre di più operatori di luce, trovare la gioia in voi, trovare la luce in voi, perché dentro di voi c'è la soluzione a tutte le nostre difficoltà e a tutti i nostri affanni. Noi siamo luce, siamo gioia e siamo amore. Vi abbraccio. Ciao ragazzi.